Ciao a tutti, amici rossoazzurri, Catania, Virtus Francavilla 1-0. Intanto scusate se il video lo porto solo adesso, ma sono tutto il giorno fuori, quindi non potevo portarvelo prima, tanto che la partita l'ho vista dal telefono. Quindi premetto, se dico inesattezze, è perché la partita comunque viene dal telefono, non puoi seguirla molto bene, come quando guardi sul computer, sulla televisione. E ci ho buttato un occhio ogni tanto, sarò sincero, e cioè, l'ho tenuto sotto controllo, ma non l'ho seguita benissimo, purtroppo. Allora, per quel che mi è sembrato, un Catania che, secondo me, probabilmente solo sul rigore poteva segnare questa partita, ci ha provato, ma veramente la Virtus Francavilla si è chiusa completamente in difesa. Cioè, sembrava impossibile oggi poter segnare. E nonostante comunque Catania abbia avuto il pallone del gioco, non è che ha avuto tutte queste grandi occasioni. Forse la più grande occasione se la sono creata loro da soli, quando si dava per farsi autogol, che hanno preso il palo. Però vi ripeto, ragazzi, va bene vincere anche così queste partite qua. Molto bene la difesa oggi, molto bene la difesa. Intanto che la prima occasione il Catania ha concesso subito dopo che è passato in vantaggio. Infatti, stiamo attenti a questi minuti dopo che è passato in vantaggio, perché sono minuti importantissimi in cui tu puoi o magari andare a chiudere la partita oppure andare a prenderti il gol. Per fortuna è stato così, perché con Fent è stato veramente fenomenale, fenomenale. Non ho capito perché il rigore l'abbia tirato da Loglio, primo rigore tirato da lui in carriera, anche lui adesso l'ha detto dopo la partita, quindi contento per lui, va benissimo così. Da Loglio che, rigore a parte, oggi comunque ha giocato una buona partita. Sono contento per Da Loglio perché è un giocatore comunque nelle prime partite, buona parte delle mie partite non mi era piaciuto granché. Poi, comunque, già un po' di mesi che sta fornendo veramente ottime prestazioni. Veramente ha avuto un'ottima crescita sto ragazzo, contentissimo per lui. Welbeck, vabbè, Welbeck, che cazzo stiamo a dire? Sempre il solito fenomeno in mezzo al centrocampo. È fortissimo, fa tutto, fa tutto, fa tutto. Recupera palloni, dribbla, fa gli assist, fa i lanci, fa tutto, fa tutto, fa tutto, è un cazzo di una cazzo di macchina Welbeck, fa tutto, fa pure il caffè probabilmente se glielo chiediamo, è un fenomeno, cioè, assurdo, io veramente, in Lega Pro, da quando siamo in Lega Pro, io centrocampisti come Welbeck, completi come Welbeck, ne ho visti veramente pochissimi, 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 veramente fortissimo Welbeck, è il posto giocatore che più mi sta piacendo di questa stagione. Sono contento, ripeto, difesa inviolata, molto contento perché era un paio di partite che pigliavamo sempre quel gollettino che un po' di fastidio ce lo dava. Oggi con Fenn è stato veramente fenomenale in quell'occasione, subito dopo che siamo passati in vantaggio, 77esimo, 78esimo. Lì non è facile perché intanto tu devi stare in piedi in quel caso, se devi stare in piedi e devi sperare che l'attaccante, un minimo mob, devi sbagliare anche l'attaccante, ma tu devi essere sempre, devi essere bravo a non buttarti prima, che magari è per quello di spiazza. Quindi molto bene, risultato giusto secondo me alla fine, perché comunque il Catania ha avuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita, se non appunto gli ultimi minuti, dopo che siamo passati in vantaggio, però va bene così, va benissimo così. Contento, Raffaele sa leggere le partite, queste partite le sa leggere. È una partita col 3-4-1-2 con Golfo lì davanti, che mi è piaciuto, comunque poi ha cambiato, ha messo il centrocampista in più arretrato, dato posto sostanza al centrocampo e siamo passati in vantaggio. Vi ripeto, oggi era importante vincere, punto. Nel mo il modo non mi interessava, era importante portarla a casa. Veramente, Raffaele mi sta sorprendendo perché queste partite le sa leggere veramente bene. Andiamo ad attimo i risultati di oggi, perché comunque era importante vincere perché siamo riusciti a staccare un po' le squadre dietro, perché comunque ho visto che adesso il Catania, nonostante abbia una partita in meno rispetto ad altre, ha comunque più punti, quindi non male. Non male. Il Palermo ha vinto oggi, il Catanzaro ha vinto. Catanzaro che penso sarà comunque la diretta concorrente comunque sarà spesso, finiremo il campionato a pari punti, o comunque quasi, rispetto a Catanzaro. Oggi ora abbiamo testa alla Ternana che purtroppo non gioca sto weekend, mi sembra di aver capito, perché né oggi né domani gioca, quindi meno che giochi, non so, avrei giocato ieri ma non credo. Hanno più riposo rispetto a noi e sarà una partita tostissima, sarà la partita più difficile dell'anno, speriamo di fare una bella figura, però sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Ora farò un excursus, diciamo, più generale su questa stagione.
Vorrei veramente ringraziare questi ragazzi, l'allenatore, perché quest'anno magari non stiamo facendo un risultato incredibile, assurdo, però quest'anno veramente sul piano dell'impegno non gli si può veramente dire nulla a questi ragazzi. Mi ricordo che gli anni scorsi capitava spesso che dicevamo questi ragazzi non si impegnano, non corrono, non danno l'anima. Quest'anno non si può assolutamente non dire dell'allenatore, della squadra, che veramente ringrazio con tutto il cuore. Perché comunque si vede che ci credono e queste partite le andiamo a vincere perché ci crediamo, perché ci crediamo. Non siamo stati belli oggi, vero, vero, non siamo stati belli, ma ci abbiamo creduto fino alla fine ed è questo l'importante. Questo è lo spirito che voglio vedere ogni cazzo di partita e lo stanno dimostrando e per questo ovviamente ringrazio questi ragazzi perché quest'anno vedo una qualcosa di diverso in questa squadra rispetto alle stagioni scorse. Una squadra che ci crede, crede in quello che fa, giocatori che credono nelle proprie capacità e si vede dei risultati, si vede dei risultati. Perché mi sembra che adesso Casertana a parte, nelle ultime 12 partite comunque ha fatto una sconfitta solo con la Casertana, appunto. Comunque, io vi saluto, vi mando un abbraccio, e scrivetemi nei commenti, scusate per il ritardo, per il video, e sempre, lasciate mi piace, sempre Forza Catania!